Ciao a tutti, oggi prepareremo dei deliziosi muffin con mele e marmellata. Nel qual caso il video vi piacesse, ricordatevi di lasciare un pollicino su per aiutare il mio canale a crescere. Se vi va, commentate e se volete iscrivetevi, in modo da poter vedere altri video di questo tipo. Io vi lascio la preparazione. Ciao! Per questa ricetta ci serviranno 280 g di farina, 100 g di olio di semi, 190 g di zucchero, una bustina di lievito, quello per dolci, 140 g di marmellata, questa qui è di pesche, il succo e la scorza di un limone, 3 uova, 100 ml di latte, 2 mele e per la decorazione della granella di zucchero, questa qui è assolutamente facoltativa. E in più ci serviranno o dei pirottini oppure una teglia per muffin. Io utilizzerò i pirottini. Puliamo le due mele e le irroriamo col succo di limone dopo averle fatte a cubetti. Adesso le vedete così, e ora? E voilà, pronte! Adesso le mettiamo da parte. Rompiamo le uova e mettiamo qui i tuorli e qui gli albumi. Montiamo le chiare. E quando sono ben montate a neve ferma, le mettiamo da parte. Prendiamo i tuorli. Versiamo lo zucchero e cominciamo a montare. Quando saranno belle bianche, aggiungiamo l'olio, il latte e frulliamo. A questo punto aggiungiamo poco a poco la farina, continuando a frullare. Aggiungiamo il lievito e frulliamo. Togliamo le cruste, passiamo alla spatola e aggiungiamo le mele. Aggiungiamo il bianco d'uovo montato, una cucchiaiata dopo l'altra, mescolando sempre dal basso verso l'alto. Prendiamo un pirottino, lo riempiamo con qualche cucchiaiata di composto e lo posizioniamo nella teglia. Adesso mettiamo un cucchiaino di marmellata su ogni pirottino e mettiamo anche una leggera spolverata di granella di zucchero. Io ne farò 6 con e 6 senza granella. E voilà, pronte per il forno. Nel qual caso il video vi fosse piaciuto, lasciate un pollice in su per aiutare il mio canale a crescere. Se vi va, commentate e se volete iscrivetevi. Nel qual caso vi iscriveste, ricordatevi di attivare la campanellina. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!